Tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Un po' il fiatone perché sono andata a prendere sotto le ultime due cose che avevo acquistato. Allora, sono stata al centro Sicilia perché mio figlio faceva il compleanno il 12 agosto e il giorno del suo compleanno lui era in vacanza, e quindi per togliere questo dispiacere che lui era in vacanza e non poteva festeggiare con la mamma, sono stata a fare due acquisti da Pandora. E mi sono presa alcuni charms, tra cui il Simba, che sarebbe Andrea, perché Andrea è nato ad agosto, quindi il 12 agosto, e quindi è un leone, segno zodiacale leone, quindi ho preso Simba, che è qua, vi metterò la foto. E poi ho preso, mentre che c'ero, il pesciolino, che sarebbe Carmelo, perché Carmelo è nato a marzo e quindi è il segno zodiacale dei pesci. Ho preso il pesciolino della sirenetta, quindi non mi ricordo come si chiama, comunque loro due. Poi ho preso la chiavetta per aprire il bracciale Pandora, perché ne avevo acquistato un altro, ne ho acquistato un altro bracciale Pandora, e quindi ho preso il ciondolino per aprire il Pandora. E poi cosa ho preso? No vabbè, mi ha dato le due scarpe. Ah, e poi ho preso il detergente per pulire il Pandora, il detergente questo qui, che è per pulire il Pandora, dove trovate all'interno la spazzolina, il panno e tutto il resto. Te lo faccio vedere. E all'interno si trova il contenitore questo qui, dove c'è il detergente per quanto riguarda la pulizia dei braccialetti Pandora. Poi c'è un piccolo spatolina, un piccolo, diciamo, spazzolino per pulire il Pandora, e il panno direttamente di Pandora, questi qua. Volevo prendere tutto il set perché sinceramente ho trovato un anello e un po' il bracciale che si rovina un pochettino, e la ragazza ha detto, dice, ma guarda, dipende dai detersivi. Io per scherzare gli ho detto, no, ma io non ne tocco detersivi, nemmeno li sfioro. E ho detto, sono una mamma di famiglia, se non li tocco io i detersivi, chi li dovrebbe toccare? Comunque. E mentre ci sono, volevo farvi vedere un pensierone che mi ha fatto Laura della Cucina del Cuore, perché noi ci siamo visti, non so se avete visto la foto su Instagram, perché noi un paio di settimane fa ci siamo incontrate con Laura, la Cucina del Cuore, Irene, Irex in the Wonderland o Irex Fornelli, e Maria a Casa da Picio, e quindi siamo stati a Cefalù. Io non sono mai stata a Cefalù, essendo anche siciliano, quindi perfetto. Sono rimasta molto contenta perché ho conosciuto le altre due ragazze per la prima volta, e quindi sono rimasta molto 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 ma molto contenta. Su Instagram vi ho fatto vedere i dolcini che ha portato Irene, e la Nutella e le altre cose che mi ha dato Maria a Casa da Picio. Con Laura non ci siamo scambiati niente, fin quando ci siamo visti per il Ferragosto, e mi ha portato un pensierino che lei ovviamente non doveva fare assolutamente, ma ha voluto, e quindi sono ben contenta di accettarlo. A me piacciono tantissimo, sono delle ceramiche che fanno proprio qui in Sicilia, quindi io amo la mia terra, quindi grazie veramente. Quindi questi, allora, già chi li ha visti mi ha detto li mettiamo alti, gli ho detto, questo fanno parte della mia community youtubiana, quindi verranno messe qui, quindi o metterò i pennelli, la qualunque cosa, ma li utilizzerò qui dentro della mia postazione. E sono questi, le teste di Moro, una è questa, il maschio, bellissimo. Quindi, questi sono di Caltagirone, vedete? Proprio questa è la ceramica di Caltagirone. E poi adesso li tolgo dalla confezione perché li metterò proprio qua. E poi abbiamo la donna, cioè ditemi voi se non sono uno splendore, bellissimi, ma veramente bellissimi.
Cioè, stupendi. Lei mi ha detto, dice, ero confusa, volevo prenderti tutte quelle colorate. No, mi piace proprio così, belle, semplici. Poi, ovviamente, regalati da lei a suo gusto, mi piacciono ancora di più. Quindi sono molto, molto contenta. Quindi grazie, Laura, a tuo marito, ai tuoi figli e tutta anche alla tua famiglia, perché ho conosciuto sua sorella, la mamma, il papà. Quindi grazie. E poi, ovviamente, sono passata da Sephora. Cosa ho acquistato da Sephora? Non lo so, sentivo qualcuno che mi chiamava. Cosa ho potuto acquistare mai da Sephora? Allora, mi ha dato questa box che dopo apriremo. Ho preso delle mini taglie perché a me piacciono tantissimo le mini taglie e quindi ho preso queste. C'erano solo queste perché la mia wishlist ce n'erano molte di più. In più c'era una specie di sconto, ma alcuni prodotti non c'erano, quindi non li ho presi. Ho preso questo set di Tarte, anche se questo olietto già l'avevo acquistato. Vediamo se dice qualcosa. Vabbè, c'è un mascara, un bronzer e un olio per il viso. Come vi ho detto, l'olio per il viso già lo posseggo nella confezione grande. L'ho preso un paio di giorni fa, no, un paio di settimane fa. Quindi, ed è così, però un po' più grande quello che ho preso io nella confezione. A me piacciono tantissimo le mini taglie. Poi abbiamo un piccolo mascara, che ovviamente non apro. E poi abbiamo la terra di Tarte. Voglio vedere se riesco a racimolare qualcos'altro e fare una full face proprio con la marca Tarte. E questo è il bronzer. Ovviamente è glitterato. Devo dire che mi è piaciuta tantissimo questa confezione. Sono senza voce. Mi è piaciuta tantissimo questa confezione perché si riescono a trovare dei prodotti anche quando sono in mini taglie, quindi in confezioni così piccole. Poi ho preso il famosissimo patch occhi, questi qua della Pixi. Ora non mi ricordo se sono quelli che utilizza Betty, perché io ho visto un sacco di volte che lei li nominava nei suoi video che li ho voluti prendere. Ora non lo so se sono questi esatti. Ho preso i patch occhi, questi qua adesso poi li metto nel frigo perché hanno consigliato di metterle nel frigo e a testa in giù. Questi li utilizza anche Liquors Beauty, quindi si devono mettere tipo così, così il liquido va in fondo, diciamo, ai patch che trovate i primi di tutto, i primi di tutti. Lo apro, vediamo perché tanto poi li utilizzerò. Ah, sono tipo nella vaschetta e c'è anche la spatolina per prenderli. Sono dentro la vaschetta, vabbè, buono come cosa. Questi li metterò nel frigo così li utilizzerò belli freschi freschi. Poi un'altra cosa che ho preso è l'All Nighter, questo qui è lo spray. Tutti parlano benissimo di questo prodotto. Perché spesso lo utilizzano anche sotto la mascherina e dicono tutti che è ottimo, solo la commessa mi ha detto, dice, ma guarda, dice, per la pelle secca. Io sinceramente non ho sentito nessuno che si lamentava di chi aveva la pelle secca. Io l'ho voluto prendere, poi in caso prenderò quello nella confezione gialla che dice più idratante. Comunque io per iniziare, diciamo, ho preso questo nella confezione piccola. Ho preso tutto mini taglio perché mi piaceva di più, ti dà la possibilità di utilizzare il prodotto e di finirlo e se non ti piace, pace amen, te ne prendi un altro sempre nella confezione piccola. Per me è una cosa ottima perché non c'è quella cosa di buttare un prodotto a metà, così si riesce a utilizzare tutto. Poi ho preso solo le ultime due cose. Sì. Poi ho preso la cipria, questa qui di Charlotte Tilbury, visto che tutti decantano le lodi di questa cipria e che tutti dicono che è simile a quella di Nabla, io sinceramente la volevo confrontare. Poi ditemi voi se siete dello stesso parere, perché Antonella, la ragazza che sta a Londra, se non mi sbaglio, aveva detto che non è proprio affatto così, sono due cipre totalmente diverse. Io sto parlando dell'Airbrush Flush Finish di Charlotte Tilbury, questa è nella confezione. La confezione è quella piccola, ovviamente, non è che
io preferisco utilizzare queste qua piccole, così le posso anche finire. Se il make-up fosse tutto così in miniatura, sinceramente io fosse per me, li comprerei tutti in miniatura. Non comprerei mai le full size, proprio comprerei tutto mini size, perché c'è sto prurito, non lo so, forse mi sono toccata con la brillantina. Comunque, la confezione della cipria è così, non vi spaventate, ma è piccolissima, ma proprio piccola piccola. E questa è la cipria, questa è la quantità. Mi piace il fatto che siano così piccoli, così vi danno la possibilità, se vi piacciono, di utilizzarli e prendere, diciamo, la full size. Se invece non vi piacciono, li utilizzate anche a malavoglia, però ce n'è pochissimo prodotto e quindi avete più possibilità di finirlo subito. L'altro prodotto che ho preso nella mini size è della Rare Beauty. Io non ho mai preso niente di questo brand e sinceramente avevo visto, non mi ricordo da chi è sincera, questi prodotti e quindi l'ho voluto prendere. Sono un lip duo dove c'è un rossetto e non so se è un lucidalabbra. Che cos'è? Dovrebbe essere un balsamo. No, c'è scritto balsamo e basta. Boh. Vediamo cosa c'è all'interno. Le confezioni mi piacciono, anche il pack, diciamo, esterno è molto molto carino, è una specie di rosa chiarissimo, bello anche al tatto, c'è scritto Rare Beauty e il prodotto è piccolo piccolo, questo è il rossetto, ovviamente nelle mie corde, un rosa malva bellissimo, molto molto bello. E poi c'è un lip gloss, sempre con la linea tagliata dietro ed è così. Vediamo il lip gloss, lo sbocciamo. Sì, è un bel lip gloss di quelli leggeri, di quelli che danno una leggera tinta sulle labbra. Io che ho il tatuaggio, per me è perfetto. A me piacciono questo tipo di lip gloss perché avendo il tatuaggio riesco a indossarli anche soltanto quelli. E basta. E quindi ho preso questo. Vediamo se c'è lo scontrino. Sì, c'è lo scontrino. Vi dico anche i prezzi. Sephora. Perché è scritto così? Non si capisce niente. Ah, vabbè, c'erano gli sconti. Vabbè, alcune cose sono scontate di meno 1,64 euro, meno 2,49 euro, però non so qual è. Comunque, All Nighter Spray, che è questo, ha lo sconto, costava 16,50 euro, meno lo sconto di 1,64 euro. Poi, questa è la cipria Airbrush Flash Powder, quindi questa, sì, questa, 25,50 euro, una sassata. Poi il duo set 20 euro. Skin Loving Set 23 euro, che sarebbe questo, sì, questo 23 euro, e i patch per quanto riguarda gli occhi erano 24,90 meno 2,49 euro, e quindi questo è tutto quello che io ho preso da Sephora. Loro cosa mi hanno dato? Questa ragazza è sempre gentile per quanto riguarda nei miei confronti e tutto. Figuratevi che mi dà sia le cose per me che per la mia migliore amica, quindi la gentilezza fatta a persona. Allora, mi ha dato questi due prodotti di Moroccan Oil, che sarebbe uno shampoo e un balsamo, credo. Questi qua. Poi mi ha dato della Lancôme questo prodotto, poi sempre della Lancôme mi ha dato Tint Idol, quindi un fondotinta, questo qua, uno e uno due della Lancôme. Poi mi ha dato profumi Sauvage di Dior, questi qua, il profumo preferito di mia comare,
My Way di Giorgio Armani. Poi di Saint Laurent Libre, questo. Poi di Giorgio Armani Acqua di Gio. Questi profumi sono tutti per lei, che li vuole lei. E poi di Mugler Angel. I profumi si sentono buonissimi, sono buoni. Poi mi ha dato questi qua della Lancôme, questi bottini dove c'è una crema idratante, questa qua. Poi c'è una crema, poi la crema revitalizzante e poi una crema antistress. Quindi questi tre bottini di crema. E poi mi ha dato questa, una box di Sephora dove ci sono due cose in croce. Non pensate che ci siano chissà che cosa. Ci sono due cose in croce, che sono come si chiama? Il cleanser di Sephora. Volevo provarlo questo qui, il cleanser di Sephora, che può essere utilizzato anche con la spatola detergente. Il mascara di Sephora e poi abbiamo un siero Ultra Glow Siero alla vitamina C, sempre di Sephora. Sì, questo qua. Quindi questi tre prodotti di Sephora, sinceramente sono carini, sono come dei piccoli omaggi, quindi sono rimasta molto molto contenta. Questo è tutto per quanto riguarda gli acquisti fatti da Sephora. Ditemi cosa ne pensate, se avete questi qua della Pixi, se li mettete anche voi nel frigo, se li utilizzate prima di truccarvi, come vi trovate e tutto. Scrivetemi nei commenti perché sono molto ma molto ma molto curiosa. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Thank you.